Este hueso es deprimido. No, en el perro de presa canario es esta parte bien saliente, ¿no? Y se considera defecto, tradicionalmente en Canarias, la falta de premolares. Luego, en un perro de presa canario, debe tener en la parte delantera unas angulaciones marcadas, ¿eh? Porque el perro de presa canario, si es bueno, está bien estructurado, es un moloso, y el peso del cuerpo carga fundamentalmente sobre la parte delantera. Entonces, si está poco angulado de la parte delantera, tiene poca suspensión y sufre, camina topino, como muchos bullmastiff. El presa canario debe estar bien angulado, si no, es un defecto. Y la parte de atrás debe de ser medio angulado. Luego, de aquí delante, lo que son las espaldas y los hombros debe de ser muy fuerte. Entonces va todo, diríamos que unido, ¿no? Las espaldas, las angulaciones y la robustez del perro. Este cachorro concretamente yo considero que tiene con 2 meses muy buenas angulaciones, tiene una buena estructura, el rabo de nacimiento alto, de inserción alta, y luego debe de estar como cargado de hombros, ¿eh? No más alto de grupa, digo de cruz que de grupa, sino igual o un poquito más alto de grupa que de cruz, muy poco. Luego algo muy importante en un perro de presa canario es la piel suelta, pero nunca formando arrugas. En los belfos tienen que estar recogidos, porque no tiene que babear el perro de presa canario. El perro de presa canario que tiene belfos abiertos y babea es un defecto. Ningún perro de presa canario tiene que babear. Debe de estar el labio recogido. Luego el caño nasal recto. Y tiene que tener una buena respiración. El perro de presa canario tiene que respirar fundamentalmente en reposo por la nariz. Si tiene problemas respiratorios es que el caño nasal no es lo suficientemente largo ni recto. Pasa como con el Bull Mastiff, con el Bulldog, el Boxer. En cambio, el buen perro de presa canario no tiene problemas respiratorios. En caso de pelea o de carrera en tiempo caluroso, tiene que oxigenarse perfectamente. El pelo es preferible que sea áspero. Es un pelo no excesivamente corto, ni fino, suave, no. Debe de ser áspero al tacto. Las orejas, más bien de inserción alta, no baja. La inserción es más bien alta, ¿no? Y un poco atrasada en muchos ejemplares. El rabo debe de llegar al corvejón. Un poquito más se tolera, pero el rabo largo es un defecto. Y el porte siempre debe de ser en acción así. Luego algo muy importante es el costillar profundo y amplio, que tenga buena cabida para el corazón, los pulmones, el hígado, todos los órganos vitales. Si tiene escasez de caja torácica es un defecto. La separación visto de frente tiene que ser una buena separación. El cuello debe de ser muy ancho ya desde pequeño. El cuello estrecho es síntoma de que va a ser un perro débil. Es un perro de agarre. Y el cuello, los músculos de la parte del cuello deben ser muy potentes. Las espaldas muy potentes. El costillar amplio y profundo. Y las extremidades fuertes. Con mucho hueso, decimos nosotros, ¿no? Las extremidades de hueso delgado es un defecto grave en un perro de presa canario. Luego algo importantísimo, pie de gato. Nunca pie de liebre, nunca los dedos largos, siempre bien recogidos.
Il Presa è un cane perfettamente integrato nel suo paese di origine, di cui ne rispecchia molte caratteristiche. Selvaggio come la sua terra, di cui spesso ne riprende i colori. Diffidente sulle prime, ma all'occorrenza estremamente generoso, come i suoi abitanti. Un cane completo, un vero compagno per tutta la famiglia, ma non certo un babysitter, anche se molto paziente con i bambini con cui l'abbiamo visto spesso giocare. Forte, solitario, coraggioso e sicuro di sé. Insomma, un vero isolano. Mi chiamo Tito González Medina. Sono un industriale di Lanzarote e come hobby mi dedico ad allevare il perro de presa canario. Da 7 anni, incrociando le migliori linee di Gran Canaria e Tenerife, abbiamo raggiunto questi risultati. Un esempio del prodotto che stiamo ottenendo. Sono anche presidente del club del perro de presa di Lanzarote. Insieme ai miei compagni abbiamo formato una squadra di persone che seleziona, tentando di migliorare la razza, con radiografie dell'anca per risolvere il problema della displasia. Curiamo che i soggetti abbiano la bocca completa di tutti i denti, che sia equilibrato e soprattutto con molto carattere, perché se non ha carattere non è quello che noi riteniamo un perro da presa canario. Inoltre, a Lanzarote non ci sono molti negozi di animali, né le polemiche tra allevatori come nelle altre isole, e stiamo ottenendo buoni risultati. La gente di Gran Canaria e di Tenerife normalmente compra i cani da allevatori più noti, ma meno scrupolosi, andando così incontro a grandi problemi quali la displasia dell'anca, tare caratteriali, il prognatismo e una serie di altre cose che tutti più o meno sappiamo essere per i cani da presa difetti abbastanza gravi. Come commentare ancora questa razza? È una razza meravigliosa, che bisogna curare perché sarà probabilmente una delle migliori razze nel mondo, in quanto è un cane completo, funzionale e migliorabile come cane da guardia. La lotta, visto che è proibita, qui non si pratica, ma a suo tempo il presa canario ha dimostrato che non ha rivali nel combattimento contro qualsiasi razza e grandezza. A parer mio, credo che sia la razza migliore che si possa avere, purché si proceda correttamente nella selezione. È una razza meravigliosa. Una vez che se logre, digamos, depurar lo que queda de lo que hay de esta raza, será posiblemente una de las mejores del mundo. Ser un perro completo, bastante funcional. Inmejorable como perro de guarda. Las peleas pues están prohibidas, ya no se practican mucho, hacemos alguna pechada donde han demostrado que no tienen rival en el combate, sea cual sea la raza y el tamaño. Y en fin, que para mí pienso que es la raza más perfecta que pueda haber una vez que esté completamente depurada.
carattere. Aspetto di straordinaria potenza con sguardo severo. Adatto alla guardia, alla difesa e alla conduzione del pascolo bovino. Di temperamento forte e deciso. Abile lottatore, è affettuoso e docile con la famiglia, ma duro con gli estranei. Ha un latrato grave e profondo. In passato è stato impiegato frequentemente come cane da combattimento. Altezza algarrese. Maschi da 61 a 66 cm. Femmine da 57 a 62 cm. Negli esemplari che oltrepassano questo limite di altezza, si deve pretendere un'adeguata proporzione tra il volume del tronco e le dimensioni degli arti anteriori. Testa. A cubo. Possente. Il rapporto cranio-facciale è di 6 a 4. Lo stop è poco pronunciato. Lunghezza media 25 cm. Cranio. Convesso in senso antroposteriore e trasversale. Osso frontale piano. Arcata zigomatica molto marcata, con grande sviluppo dei muscoli temporali e mascellari e della zona orbitale. La depressione tra i seni frontali è marcata. La cresta occipitale è praticamente cancellata dai muscoli della nuca. Circonferenza media 60 cm. Muso. Di minore lunghezza rispetto al cranio. Normalmente rappresenta un 40% del totale della testa. È di grande ampiezza nel prolungamento del cranio. Le linee craneo-facciali sono dritte o lievemente convergenti. Tartufo. Largo, fortemente pigmentato di nero, con narici ben aperte. Collo. Cilindrico, dritto, massiccio e molto muscoloso, specialmente nella parte superiore. Il bordo inferiore presenta la pelle floscia che contribuisce alla formazione di una giogaia non eccessiva. Lunghezza media tra i 18 e i 20 cm. Arti anteriori. Perfettamente a piombo, con ossatura forte. Hanno una muscolatura potente e ben visibile. I gomiti non devono essere né troppo attaccati alle costole né aperti verso l'esterno. Zampe da gatto strette. Unghie forti, nere o bianche, ma sempre in armonia con il colore del manto. Media dell'avambraccio 23 cm. Media dell'osso della gamba 14 cm. Tronco. La sua lunghezza supera normalmente l'altezza algarrese del 10-12%. Il petto è largo e molto ampio, con muscoli pettorali ben marcati. Visto lateralmente, deve scendere come minimo il gomito. Il perimetro toracico sarà normalmente uguale all'alzata più un terzo di questa, anche se è ammesso superare questa proporzione. Le costole sono ben cerchiate. Il complesso toracico tende ad essere cilindrico. Circonferenza media toracica 88 cm. Linea dorso-lombare. Dritta, che risale leggermente fino alla sommità della groppa. Apparente insellamento nella schiena, dietro il garrese. Groppa. Dritta, media e larga. Di norma l'altezza alla groppa è superiore di 1,5 cm di quella al garrese. Fianco. Poco marcato, solo accennato. Ventre. Moderatamente raccolto, forma una linea arcuata di prolungamento delle costole. Coda. Di attaccatura alta, flessibile. Grossa alla base, va assottigliandosi fino alla punta. Quando è in azione si alza a sciabola senza arrotolarsi. La lunghezza non deve superare il garretto. Arti posteriori. Potenti. Con angolazione media. A piombi corretti sia di fronte che di profilo. Muscoli forti e ben marcati. A zampa da gatto. Di norma non presenta speroni. Pelo. Corto su tutto il corpo. Generalmente più spesso sul garrese e sulla sommità delle natiche. Privo di sottopelo, è compatto sulla coda. È un po' ruvido. Colore. Tigrato, bardino, in tutta la gamma, dallo scuro molto caldo al grigio neutro, molto chiaro o giallo. Nero. Il colore fulvo è presente nelle varie gradazioni fino al sabbia. Talvolta può presentare macchie intorno al collo, che possono prolungarsi verso il cranio, tipo collare, o sulle estremità, calzatura, sebbene sia preferibile che la presenza del bianco sia ridotta il più possibile. In genere, presentano macchie bianche sul petto più o meno larghe. La maschera è sempre scura e può superare l'altezza degli occhi. Peso medio nei maschi,
da 45 a 57 kg. Peso medio nelle femmine da 40 a 50 kg.